gloriosamente crollerate le vostre opere. Avverrà che in quel giorno il Signore punirà in alto l'esercito di lassù e in terra il re della terra. Noi, popolo di San Martino, presentiamo come nostro gran priore il signor Ennio Varone. Il consiglio di contrada ha nominato capitano il signor Antonio De Pascali. Sentito il parere del capitano, è stata nominata castellana la gentil signorina Sharon Dentali. Il gran priore leggerà ora la sua promessa. Io, Ennio Marco Varone, prometto di svolgere il mio mandato con lealtà e giustizia, rispettando le antiche tradizioni dello Statuto della Monarchia. La dama che rappresenta la virtù della temperanza offre in dono lo Statuto di Contrada e, miscelando la sabbia dei due cocci, ricorda al Gran Priore che non sempre riuscirà ad essere giusto in ogni situazione e che potrà peccare per eccesso o per difetto, e gli suggerisce armonia e moderazione. Il capitano leggerà ora la sua promessa. Io, Antonio De Pascali, la mia veste di capitano, prometto solennemente di essere leale e di combattere con tutte le mie forze per portare San Martino alla giusta gloria. La dama che rappresenta la virtù della giustizia fa dono al capitano della spada e con i suoi simboli, la bilancia e la spada, gli ricorda di soppesare ogni sua decisione, di discernere il bene dal male e di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto. Bellissimo.
La dama che personifica la pace dona ai capitani un ramo d'ulivo, simbolo per eccellenza di pace, augurando che tutti i popoli possano vivere senza conflitti e, nel nostro piccolo contesto, augura collaborazione e rispetto. La dama che personifica la buona sorte offre alle castellane una melagrana, simbolo di abbondanza e vittoria. La buona sorte si muove con estrema velocità e sta nell'abilità dell'uomo cogliere l'attimo sfuggente. Velo della buona sorte, come una vela sul mare, si gonfi di vento e vi spinga nella giusta direzione. Fatte le loro promesse, il Gran Priore, il Capitano della Castellana, si sono messi al servizio dei propri contadaglioni. Ma questa responsabilità ha bisogno di un aiuto e attraverso la benedizione che vorrà ora Don Paolo, essi mettono nelle mani del Signore la loro carica e il loro impegno. Intanto io sono sempre contento di questi simboli molto accurati, molto precisi. Voglio solo far notare quello della tovaglia, l'albero della vita. Cristo è la vita per il credente. Sono la via, la verità e la vita di Gesù. Quindi è appropriato al massimo come tovaglia della vita. E poi l'ulivo per la pace e le melograne, dell'albero del melograno, che è sempre considerato l'albero paradisiaco perché è fonte della vita anche lui. Quindi tutto converge a Cristo Signore. Preghiamo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica Dio ogni mai. Nel nome di Cristo. Niente solennità, tutta la contraria a tutti. Riportato nei libri di contraria in data 12 novembre 2011. Thank you.
essere giurato, che non portavo a casa. Sono nata con la mia no, ma verranno, perché hanno detto che portano via anche loro. Sono stato un altro.